Come possiamo mantenerci attive dovendo stare a casa? In questo video voglio svelarti quelli che sono i miei accorgimenti e i miei trucchi, se così li vogliamo chiamare, per mantenermi attiva anche nel dover stare a casa. Allora, considera innanzitutto che io da 3 anni lavoro al 80-90% da casa, quindi praticamente è molto difficile che io esca o comunque è qualcosa che faccio proprio intenzionalmente perché magari il weekend o ho un appuntamento particolare, però di base passavo anche prima di questo coronavirus moltissimo tempo a casa, anche perché soprattutto negli ultimi tempi ho viaggiato molto e non avevo mai la possibilità di stanziarmi o di fare un abbonamento da qualche parte e poter frequentare un posto con regolarità. Quindi il mio nomadismo, se così lo vogliamo chiamare, ha fatto sì che io prendessi già l'abitudine a fare nella mia casa già tutto ciò che una persona potrebbe fare anche fuori. Per esempio, l'attività fisica, per l'appunto, lo faccio a casa, cioè ho sempre fatto movimento grazie a tipo dei circuiti, se vogliamo metterla proprio sul fitness che mi facevo da sola, oppure tramite classi online di allenamenti vari. Quindi in tutto ciò ho mantenuto un peso sano, nonostante io appunto abbia passato fin da appunto da ormai da 2 o 3 anni tantissimo tempo a casa. Quindi questo per dire che è assolutamente possibile mantenere un peso sano o realizzarlo se non si può uscire. È possibile farlo attraverso alcuni accorgimenti che adesso ti dirò e che puoi fare tuoi, dati anche dopo questi anni comunque di esperienza appunto domestica. Quindi cominciamo con il primo. Allora, se inizi appunto a lavorare magari da casa perché sei in smart working, è importantissimo non stare troppo tempo seduta. Questo lo sappiamo, però è veramente importante. Quindi io una cosa che facevo prima e che faccio tuttora è alzarmi spesso, quindi ogni tot di tempo seduta, alzarmi in piedi e fare magari una camminata, anche fosse solo per l'appartamento, ovviamente, e per andare da una stanza all'altra. Una cosa che questa situazione mi ha fatto venire in mente e che è molto utile è stato l'aver creato anche una sorta di scrivania sulla quale lavorare in piedi. Quindi io adesso in questo momento sono seduta, però ho iniziato a dividermi tra se lavoro a sedere e lavoro in piedi. Quindi adesso io, per esempio, in questa casa ho un settimino in cui io appoggio il computer, mi metto lì dritta e lavoro. E questo è importante per la schiena, per la colonna, per il tono dei glutei, quindi per i nostri muscoli. È molto importante. E poi anche perché quando sto in piedi, comunque ho la possibilità di sgranchirmi proprio la pianta del piede in terra, magari fare qualche piegamento che mi viene più favorito, soprattutto quando magari sento che vanno un po' più giù le energie, mi sento un po' più stanca, diciamo, e so che ho solo bisogno di riattivarmi un po', lo sento dal mio corpo che ho solo bisogno un po' di quella cosa che frizza un po'. Quindi questo è utilissimo. All'inizio lavorare in piedi è stato difficile perché avevo mal di schiena e non reggevo bene questa posizione. In realtà è interessante che dopo già una settimana, 2 settimane, questa sensazione passa ed è fantastico perché adesso più di un tot a sedere non ci so stare. Un modo per invogliarsi ad alzare
rialzarsi è quello di posizionare un oggetto che sapete che vi servirà dopo poco proprio lontano da voi. E questo è interessante appunto perché consente di, cioè ti incoraggia a alzare il sedere e andare a lavorare in quel posto. Questo è per quanto riguarda una prima parte che riguarda la dinamica lavorativa e se appunto ancora lavorate. La seconda modalità con la quale mi sto mantenendo enormemente attiva è quella del decluttering. Decluttering è un termine inglese che significa rimuovere tutto ciò che diciamo è di troppo, tutto il superfluo che non ci serve, tutto un po' il caos, gli oggetti che sono in più rispetto a quello che ci serve. Prima, quando appunto si poteva uscire in pausa pranzo, mi facevo la mia bella passeggiata di una 20 minuti, mezz'ora e finiva lì. L'inverno in realtà non ero così portata a fare questa cosa, è un qualcosa che mi è venuto più quando ha fatto meno freddo. Quindi anche qui a dimostrazione che comunque ci si può mantenere attivi a casa sempre. E per farlo, appunto, le grandi procedure di decluttering, quindi di rimuovere tutto ciò che è superfluo e riordinare, è un qualcosa di liberatorio, anche utilissimo perché consente di aprire gli spazi e proprio avere anche più chiarezza, più aria che circola. E quindi, ed è anche un modo ovviamente per tenersi in movimento, perché quando si va per categorie di oggetti, ci si mette a riordinare gli armadi che sono alti, bassi, si chiude le cose nelle scatole, nei cassetti, o quando si fa la cucina su, giù, dalla sedia, libreria, insomma, sono tutte delle attività che hanno il doppio beneficio di comunque mantenerci in movimento e di riordinare il tutto. Quindi ora è proprio il momento migliore per mettersi a fare questo lavoro, che va ovviamente scansionato, cioè non è che si può fare tutto in una volta, ci si può dedicare, proprio pianificare dei giorni in cui fare questa tipologia di lavoro. Poi ovviamente c'è anche un altro aspetto, che è quello quelle che io chiamo le pulizie impossibili, cioè magari andare a ripulire un po' quegli ambienti che non puliremmo mai, o comunque che puliamo ma molto raramente, che abbiamo meno voglia di pulire, che sono magari quei punti in cima agli armadi, oppure per esempio quelle credenze, quei piani alti dove ci sono quelle cose accumulate. Cioè io credo che un po' ognuno di noi abbia, a meno di rari casi, questi spazi un po' reconditi della propria casa, quindi andare anche a fare le pulizie lì, e se provate a fare questa cosa vi renderete conto di quanto è liberatorio farlo. Ho osservato che anche la pulizia dell'automobile è un qualcosa che aiuta molto, perché io come donna, non so se anche voi, tendo ad accumulare veramente parecchie cose nella mia auto. Quindi se avete l'auto comunque in un parcheggio condominiale, comunque avete un parcheggio privato, un garage dove poter andare e fare un po' di rinnovo auto, anche quello è un'ottima attività per mantenersi attive. Tutto fa brodo, come si dice. Un'altra cosa che a me piace moltissimo, ma questa proprio l'ho inserita perché ha questa finalità, ma diciamo è un effetto collaterale, cioè il fatto di ballare con la musica, ballare, cantare e scatenarsi, cioè qualcosa di bellissimo. Io per esempio amo il rock anni 80, e mi metto lì nella sala, musica alta e ballo e canto ed è bellissimo, è liberatorio. Se poi si fa con i familiari è ancora più divertente, perché è un po' come essere a ballare tutti insieme, ognuno sceglie la sua canzone, cioè è molto bello, molto liberatorio e ci fa muovere. In ultimo segnalo anche le lezioni online che si possono fare. Ci sono molte possibilità oggi, dei canali YouTube, ci sono piattaforme, cioè tutto quello che vogliamo. Io per esempio ho acquistato un corso di yoga che sto seguendo tutte le mattine, mi sveglio prima apposta e non vedo l'ora di fare yoga, un Vinyasa yoga, che è quello che a me piace di più, ma è un yoga che si può fare di tutte le tipologie che ci può piacere di più. L'importante è fare
cucinare qualcosa proprio per il piacere mentre si fa di farlo, appunto. E è un qualcosa, lo yoga, poi che io promuovo sempre anche qui sul canale, perché yoga vuol dire unione tra noi e il divino, ed è veramente un qualcosa che attraverso il corpo e il respiro, che è essenziale, noi proprio entriamo in quello stato di flow, di connessione che è bellissimo, e che comunque contribuisce anche quello al nostro movimento e al libero fluire del prana. Il prana è, secondo i Veda, l'energia vitale, il soffio vitale che permea tutto l'universo e che permea anche noi, e è quello che confluisce nei chakra, quelli di cui spesso parlo. Quindi molto importante anche lavorare tramite lo yoga per liberare i canali dove questa energia fluisce. Un'altra cosa che ho scoperto, è stata divertentissima, sempre online, sono i balli di gruppo, appunto, dove c'è una insegnante che guida una lezione, e mi sono ritrovata a fare tipo mezz'ora di ballo latino di 30 minuti, che mi ha fatto veramente divertire tantissimo. Proprio ridevo mentre lo facevo, e noi abbiamo tanto bisogno di ridere e di lasciare andare un po' queste tensioni. Quindi sì a questi corsi dove ci si diverte. Come ultimo suggerimento per mantenersi attive ci metto il fitness, quindi tutto ciò che riguarda i corsi workout, allenamenti HIIT, non HIIT, cardio, anche questi sono molto utili, e ci sono anche qui molte piattaforme, molti canali, molte app da utilizzare. La mia raccomandazione è sempre, ma questo in ogni caso quando si tratta di un'attività fisica particolarmente intensa o strutturata, di comunque accertarsi che di quello che stiamo facendo, e che non si vadano a provocare danni, magari alla schiena, al collo, a strutture magari che non sono proprio preparate per fare questo tipo di esercizi. Quindi mi raccomando, partite sempre dalle basi, da ciò che il vostro corpo è riuscito a sostenere. La prima cosa che bisogna fare è rispettare il nostro corpo, e il primo principio dello yoga è Ahimsa, che significa non violenza. Ne parleremo poi anche meglio di questo concetto ampliato in più ambiti, però non violenza anche e soprattutto riguardo al proprio corpo. Quindi no a tutto ciò che comunque non gli provoca piacere. Fatemi sapere quali sono le vostre modalità per mantenervi attive in questo periodo, sono proprio curiosa di leggerle.